Buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi e grazie a Elena per questa opportunità. Spero vi rendiate conto di come siete fortunati, perché c'è qualcuno che sta creando queste situazioni di incontro che sono davvero uniche per i giovani. Dunque io sono un fisico, il mio background è in nanotecnologia, sono un po' un'impurezza nel mondo delle scienze della vita, anche se ormai tutta la tecnologia va verso l'uomo, per cui il titolo di oggi, Nanotecnologie per l'essere umano, è abbastanza esplicativo per sé. Molto di quello che facciamo adesso in tecnologia e scienza è diretto all'uomo. E per dirvi che questa non è solo l'opinione di Roberto Cingolani, ma è ormai una cosa che viene in tutto il mondo accettata, parto con un filmato non nostro. Sicuramente tutti conoscete Microsoft, e immagino che tutti colleghiate Microsoft al software sostanzialmente, no? A diversi pacchetti Office e così via. E questo filmato che vi mostro adesso dura esattamente 60 secondi, è stato presentato da Microsoft al Super Bowl americano, quello del football, recentissimamente, ed è un po' il manifesto della loro tecnologia, di come loro vedono il futuro. Guardatelo perché poi ve lo commenterò strada facendo, c'è anche un pezzettino nostro di Italia. Questo vi dice, persino per i softwareisti number one in the world, che cos'è la tecnologia del futuro. Poi torneremo a noi. Technology. Questo è il robot italiano, che è l'unico pezzo d'Italia in questo filmato. Ci tornerò dopo. Guardatelo in faccia e ricordatelo. What can it do? When I lost my eyesight, I thought that my painting days were over. How far can we go? By using your hands, you can actually control your x-ray. Technology has the power to unite us. Hang on, honey. Hang on. There he is. You see him? I can do. It inspires us. Technology has taken us places we've only dreamed. Now I can do whatever I want. It gives hope to the hopeless. And it has given voice to the voiceless. Avete visto 10 secondi. Avete visto 10 secondi di esplorazione spaziale, 10 secondi di interconnessione social network, 10 secondi di anziani, 15 secondi di protesi e di robot e 15 secondi di malattia. Ridare speranza. Il primo fotogramma e l'ultimo sono di questo giocatore famoso che è malato di SLA, quindi insomma è un caso emblematico. Avete visto la moglie che piangeva quando lui ha potuto riprendere a parlare via encoding. Perché questa è la tecnologia del futuro? Detto dai softwareisti, avete visto pochissimo software, avete visto dove va la tecnologia, dove andrete voi, futuri scienziati, perché l'uomo cerca nuovi spazi, ha bisogno di comunicare, socializzare, amare, non so perché mi è saltato una sillaba qua, invecchia e si ammala, e questi sono i paradigmi del nostro futuro. È inutile che cercano di convincervi che i telefonini siano la tecnologia. È uno strumento. La tecnologia va nell'uomo. E lo capite meglio se guardate una ricostruzione del pianeta Terra di notte, dove vedete che l'80% dell'illuminazione appartiene al 20% della popolazione del pianeta. E quello stesso 20% in verde è quello che ha l'aspettativa di vita più lunga, oltre i 75 anni. Quindi c'è un'evidente situazione in cui dovremo chiederci cosa dovrà fare la scienza e la tecnologia nei prossimi decenni, i vostri decenni, quelli dei vostri figli, certamente non i miei. Ci saranno due tipi di richieste. Le società ricche che invecchiano, quelle che hanno l'80% delle risorse, il 20% della popolazione, che hanno la fortuna di invecchiare e hanno bisogno di un nuovo welfare, garantire aiuto, riabilitazione e sostenibilità alla terza età, medicina personalizzata, screening predittivo. E poi ci sta una grossa parte del pianeta che invece deve crescere, ha bisogno del vecchio welfare, quello che noi abbiamo già, quello che ci consente di vivere a lungo, medicinali a basso costo, diagnostiche portatili, informatizzazione, trasferimento di tecnologie, allungamento della vita. E poi c'è una generale questione che tutto il pianeta è sovrappopolato, il numero di abitanti aumenta ed è evidente che
c'è un problema di sostenibilità di un ecosistema che è quello del pianeta progettato per 3 miliardi di persone e dell'essere umano che è biologicamente un parassita perché consuma energia senza produrre nulla. E questa sostenibilità è un problema che esula dall'essere umano, è un problema di tecnologie sostenibili. Oggi non ne parleremo, ma è una delle cose su cui noi lavoriamo. Il tutto richiede una sapiente miscela di materiali, nanotecnologia, robotica, computazione, quindi infoscienze e tutto quello che è scienza della vita. Ecco perché la grandezza della visione della professoressa Cattaneo di cominciare a mettere queste comunità insieme e farle parlare. Questo succede in tutto il mondo adesso. E si comincia a capire come si debbano mischiare le competenze, perché è impensabile che certe tecnologie siano fatte per i telefonini e certe altre siano fatte per la sopravvivenza. Sono tecnologie che devono andare insieme. Ora, andiamo nel merito specifico della chiacchierata odierna. Vediamo cosa vuol dire avere a che fare con la vita artificiale e con la vita naturale, perché poi in ultima analisi gli effetti fondamentali che noi studiamo sono effetti che devono essere compresi allo scopo di cominciare a produrre pezzi di ricambio e parti che consentano all'essere umano malato o all'essere umano bisognoso di vivere meglio. È ovvio che in una prospettiva lontana, quando con le cellule staminali che ci sono state presentate stamattina si potrà fare tutto, probabilmente potremo ricostruire tutto quanto in maniera totalmente ingegnerizzata, ma siccome a quel giorno ci dobbiamo arrivare, esistono dei passaggi intermedi e questi passaggi intermedi in questo momento vengono ancora dalle tecnologie inorganiche. Queste tecnologie inorganiche devono essere interfacciate alle tecnologie, ai sistemi organici e biologici, quindi sono una serie di passaggi da mettere uno dietro l'altro. Abbiamo 2-3 decadi per lavorare su questi settori e sono decadi in cui ci sono le malattie neurodegenerative, ci sono le persone che invecchiano, le riabilitazioni, tante cose da sviluppare. Allora, l'evoluzione ha fatto un percorso fantastico di ottimizzazione della biomeccanica e oggi un essere umano con qualche centinaio di watt è in grado di andare avanti tutta la giornata, di camminare, di muoversi. Un buon atleta eroga fra 1000 e 1500 watt, un buon atleta professionista. La brioche che avete appena mangiato vi ha dato 400 kcal con cui sareste in grado di vivere per 3 giorni senza bisogno di altro. Se dessimo quella brioche al mio computer, che è un normalissimo laptop, rimarrebbe acceso per qualche minuto. Quindi è evidente che c'è un'efficienza biomeccanica e biochimica eccezionale che è il frutto di un processo evolutivo che ha migliorato tutto il nostro sistema, che non ha paragone in questo momento con i sistemi artificiali. Il cervello consuma 40 watt, 30-40 a seconda del cervello. Se io voglio fare la stessa capacità di calcolo, voglio avere le stesse capacità computazionali di un cervello biologico, mi servono kilowatt o anche di più, mi serve un supercomputer e ovviamente questo vuol dire che anche il paradigma computazionale è un paradigma da rimettere in discussione. D'altro canto, se il silicio fosse stata la strada migliore, l'evoluzione ci avrebbe fatto evolvere verso il silicio. Invece, guarda caso, ho scelto carbonio, acqua e sali. Il silicio del mio computer usa elettroni secchi in un sistema bidimensionale, il mio cervello, che è un oggetto tridimensionale, è quasi tutto acqua, fa propagare ioni che sono molto più pesanti degli elettroni, li fa propagare a bassissimo consumo, ogni neurone parla con almeno altri 10.000 neuroni in un sistema tridimensionale, ogni transistor in un chip parla con i suoi primi 10 vicini e quindi il segnale per propagarsi lontano richiede molta energia, nel nostro caso non è così. Capite? Sono delle questioni incomparabili. La tecnologia del silicio è sviluppata da qualche decennio, la nostra tecnologia, quella di unità carbonio, è sviluppata da 3 miliardi di anni ed è ovviamente superiore. Dal punto di vista del metabolismo, un altro aspetto fondamentale è che noi siamo così avanzati e consumiamo poco. Il nostro metabolismo e, diciamo, gli ioni, l'accumulazione di carica, da un lato, sono sostanzialmente i due sistemi energetici principali. Noi abbiamo un fegato che elabora con certi cicli certe molecole organiche e produce energia. L'alternativa è la batteria, il charge storage, che si scarica e che ha un'efficienza ovviamente più bassa. Allo stesso modo, l'informazione, diciamo, il trasporto di energia, noi facciamo con ioni, i sistemi artificiali fanno con elettroni. Quindi è difficile al momento pensare di prendere un oggetto bionico, interfacciarlo a un essere umano e attaccarlo al midollo spinale. Questa è una barriera tecnologica da risolvere, da sviluppare. Vi ho parlato rapidamente della questione computazione, c'è da aggiungere anche che noi siamo il risultato di una massiccia rete di sensori integrata, miliardi di recettori della pelle, la vista, l'udito, tutti integrati e processati per avere la cognizione di quello che abbiamo intorno. Difficilissimo fare la stessa cosa su una macchina.
E infine il corpo, anch'esso una macchina particolarmente sofisticata, un sistema fatto di fibre che si contraggono in maniera proporzionale a certi stimoli, che sono in grado di rigenerarsi con una grande elasticità naturale, cosa che è molto difficile fare in un sistema artificiale che funziona a compartimenti stagni. Metallo, viti, bulloni, molle, motori, il sistema biologico ha l'attuatore, il muscolo, che corrisponde sostanzialmente anche al sistema che fa da sospensione e al sistema strutturale del corpo. Allora, lo scienziato che deve imitare queste cose si trova sostanzialmente ad avere da questa parte 3 miliardi di anni di evoluzione dall'anticorpo all'umano e da questa parte l'equivalente artificiale, dall'anticorpo artificiale al microrobot, al robot umanoide, solo che questo ha 20 anni, 30 anni e questo qui c'ha 3 miliardi di anni. La cosa che stiamo cercando di fare è trasporre, fare quello che si chiama la translational evolution into technology, quindi tradurre concetti evoluzionistici in tecnologie che siano applicabili, nell'attesa che qualcuno porti le cellule staminali ad essere un oggetto che si compra in drogheria, mi riprogrammo il pezzo che si sta rompendo e lo faccio funzionare. Ovviamente questo è, sto banalizzando, ma è il mestiere dei life scientist, quindi è un mestiere più difficile del nostro. La prima cosa che voglio farvi vedere, possiamo fare un robot che lavora dentro il corpo umano, quindi un anticorpo artificiale sostanzialmente, un qualcosa che faccia la cosiddetta Theranostics. In futuro incontrerete molto spesso questo nome, è un merge di terapia e diagnostica, un oggetto intelligente molto piccolo che è in grado di viaggiare nel corpo umano, trovare la cellula malata, sedercisi sopra e rilasciare in quella sede il medicinale che serve o addirittura trascrivere la correzione alla sequenza genetica che vogliamo trascrivere. Quindi è un'ambizione infinita che c'è dietro questa tecnologia. Oggi per fare queste cose si usano dei nanocomponenti che hanno la grandezza di qualche decina di nanometri. Normalmente un nanometro sono 3 atomi in fila, quindi se vi dico che ho un oggetto di 10 nanometri sono 30 atomi di diametro, sono dei piccoli magneti o sono delle molecole che si chiamano dendrimeri, possono essere dei liposomi un po' più grossi, ma insomma noi lavoriamo con quelli magnetici molto piccoli, c'è tutta una biochimica particolare per cui si installa intorno a questa particella magnetica una spugnetta di polimeri che sono per esempio sensibili a variazioni di pH o di temperatura, che assorbono il medicinale e lo rilasciano quando necessario, e intorno a questa spugnetta di polimero ci sono poi diciamo dei gruppi ligandi, delle biomolecole che servono a riconoscere la specifica malattia che stiamo cercando. Tutto questo oggetto overall è 100 nanometri, il sistema immunitario non lo vede, è in grado di penetrare la maggior parte delle barriere cellulari, ematoencefaliche, va in giro, trova la malattia. Siccome è magnetico, rilascia anche un segnale di tipo risonanza magnetica, quindi ci consente di vedere dov'è la cellula malata, e siccome normalmente intorno a queste cellule malate c'è qualche parametro che sballa, tipicamente il pH, è sensibile al pH e quindi riapre la spugnetta e lascia il medicinale. Possono essere anche medicinali multistadio, no? Quindi prima chemioterapia, seconda, terza, seconda di certe mutazioni che conoscete meglio di me. E infine, siccome è un superparamagnetico, se ho un campo magnetico oscillante all'esterno, posso portare la temperatura, alzare la temperatura di una ventina di centigradi e fare anche ipertermia locale. È la cosa più simile ad un anticorpo intelligente di tipo artificiale, robotico, e si comincia a mettere questa roba in vivo per capire come funziona. C'è tanta scienza dei materiali sotto, che parte anche da pubblicazioni importanti. Vedete queste ancorette? Assomigliano proprio a quegli schemini che noi facciamo degli antibody a Y o cose di questo tipo. Questi sono grandi, un'ottantina di nanometri. O possono avere forme diverse, possono essere clusterizzati, possono essere strutture Pac-Man che hanno il bagagliaio, qui si carica il medicinale, o dei cubetti. Vedete, qui c'è una bellissima immagine in cui si vedono queste particelle magnetiche in soluzione ovviamente acquosa, perché devono essere in acqua, visto che il corpo umano è a base acquosa, che sono anche fluorescenti, e questo è un magnete. Allora si vede che muovendo la cuvetta intorno al magnete, le particelle seguono ovviamente il campo magnetico e quindi la loro fluorescenza si accorpa laddove c'è il cluster di particelle che viene tutto compattato. E quello che succede mettendolo in campo magnetico, che facendo oscillare una radiofrequenza esterna la temperatura si alza, e adesso ci sono dei dati molto interessanti. Strutture di questo tipo, questi sono 50 nanometri, sono dei cosiddetti quantum cubes, cubetti quantistici di ossidi di ferro, possono alzare la temperatura oltre 50 gradi. Non c'è cellula che resista a queste temperature per ovvi motivi, quindi sono dei bruciatori locali estremamente piccoli. Per il resto, se posso definirla dal punto di vista dei materiali, è ruggine, è iron oxide. Quindi è una roba poi tutto sommato non così esotica dal punto di vista del materiale. Un'altra grande sfida è
possiamo fare una early diagnosis? Possiamo vedere una cosa quando la mutazione è a livello proprio di una molecola importante dentro una cellula? Quindi sapere molto prima che la malattia si manifesti in maniera macroscopica se succede qualcosa? Per fare questo bisogna sviluppare nuove famiglie di sensori che sono in grado di vedere e di immobilizzare, localizzare un singolo filamento di DNA, una singola biomolecola, roba che deve avere una risoluzione del nanometro e mi deve consentire in quel nanometro di mettere la cosa che voglio studiare e andare a vedere cosa succede. Qui non vi annoio perché tecnicamente è un po' pesante, però in buona sostanza, unendo tutta una serie di trucchetti, il primo è fare delle antenne che finiscono con una punta di 5 miliardesimi di metro, 15 atomi, e queste sono antenne, sono proprio antenne, sono metalliche, che consentono di fare delle analisi, per chi è un po' più esperto si chiama Raman risonante da plasmone, un Raman molto molto sofisticato che fa l'analisi chimica di una molecola con una precisione di 5 nanometri in posizione. L'altra cosa, quindi abbiamo la sonda per vedere un oggetto così piccolo. Il problema che abbiamo adesso è come facciamo a prendere una molecola e a metterla lì per misurarla? Perché non esiste pinzetta che ci consenta di prendere un oggetto di 5 nanometri e metterlo in un punto. Allora dobbiamo fare uno scherzo a madre natura, fare la cosiddetta, superare il cosiddetto limite di diffusione. Per fare questo dobbiamo utilizzare un sistema che è quello delle foglie del fiore di loto. Tutti conoscete quel fiore che galleggia sugli stagni e che è autopulente, no? Perché l'acqua ci rimbalza sopra essendo una superficie superidrofobica. Una superficie superidrofobica è una superficie su cui l'acqua non ama stare, quindi se una goccia d'acqua cade su una superficie superidrofobica si appallottola, fa una goccia sferica e tenta di dare la minima superficie di contatto all'oggetto. Insomma, l'oggetto non gli piace, quindi cosa fa? Minimizza l'area di contatto. Quindi su una superficie perfettamente superidrofobica l'acqua fa delle sfere perfette e c'è solo un punto di contatto, è il minimo. E appena può la goccia scappa. Ecco perché la foglia è autopulente. Si può fare sulle mattonelle dei palazzi, si può fare sui parabrezza delle auto. È una bella tecnologia per tante applicazioni. Però madre natura l'ha usata per proteggere i vegetali. Allora immaginate di fare a questo punto una superficie ovviamente artificiale, uguale a quella del fior di loto. Un po' in soldoni, questa è la superficie del fior di loto, se l'andate a vedere al microscopio elettronico, ma questa è fatta ovviamente di materiale artificiale. E al centro della superficie c'è la nanoantenna che vi ho fatto vedere prima, che finisce con la punta di 5 nanometri. Adesso io faccio una soluzione atto molare. Una parte in 10 alla 18 è la roba che voglio misurare, il resto è acqua, quindi ci sta una molecola ogni litro, diciamo così, ogni 100, sì, insomma, 100 molecole al litro, giù di lì. Quando faccio questa soluzione, deposito una goccia sulla superficie. Siccome la superficie è superidrofobica, la goccia lì non ci vuole stare. E quindi cosa fa? Diminuisce la zona di contatto e si va a sedere col minimo contatto nell'unico punto dove non ci sta parte idrofobica, che è sulla puntina. E questa cosa avviene in mezzo secondo, no? Perché è il riconoscimento. E quindi la goccia si siede nell'unico posto dove può, è molto piccola, evapora in fretta e se c'è una molecola dentro, una, ovviamente una volta che è evaporata, quella molecola si ritrova impiccata, impalata sulla nanosonda. Questa operazione si fa in 30 secondi. Sfido chiunque a prendere una molecola di un nanometro e metterla in una posizione di 10x10 nanometri dove vogliamo con uno strumento qualsiasi. Capite? Si sfrutta un meccanismo di riconoscimento, un meccanismo naturale. A questo punto ho isolato una molecola sulla mia sonda. Ci ho messo probabilmente un minuto. Qui ci sono degli esempi, questo è un filamento di DNA, un singolo filamento di DNA attaccato a una di queste sonde. Posso misurare, vabbè, qui parte tutta la ricerca, anche qui non vi annoio, però la sensibilità di questi meccanismi è molto forte. Qui ci sono delle molecole, sono dei peptidi in cui viene cambiato proprio un gruppo aminoacido, uno solo, sono una decina di atomi, questo blu, questo viola, da triptofano ad arginina, e vedete che semplicemente cambiando 10 atomi sulla singola molecola spuntano tutta una serie di caratteristiche negli spettri misurati dalla nanopunta che sono tipiche di quella mutazione. Quindi tecnicamente come principle experiment avete dimostrato che potete prendere una molecola e vedere se cambiano 10 atomi nella molecola. Dal punto di vista della diagnostica questa è una cosa che apre delle interessanti prospettive. Vado rapidamente avanti perché un altro aspetto è curare chi perde delle funzionalità. E qui il mondo è limitato dalla fantasia, in realtà. Parto da una cosa che non vi riguarda. Questi sono LED e display fatti di plastica, sono flessibili e sono fatti con dei materiali plastici. Questa è una cella solare, anch'essa di plastica, ha l'11% di efficienza, fa abbastanza schifo rispetto a una cella solare commerciale, però è plastica ed è biocompatibile. Essendo biocompatibile abbiamo scoperto che ci si possono crescere sopra delle strutture neuronali. C'ha una struttura da dispositivo proprio cella solare, non vi annoio, è tutto standard.
Un anno e mezzo fa il nostro gruppo qui di Milano con Guglielmo Lanzani e Benfenati a Genova hanno fatto degli esperimenti facendo crescere culture cellulari su queste celle solari e hanno visto che, neuroni ovviamente, e hanno visto che illuminando la cella solare si creava una corrente laddove era arrivato l'impulso luminoso e il neurone che era seduto sul punto dove arrivava l'impulso luminoso si attivava. Quindi era molto reminiscente di un meccanismo retina, no? Io ho un sensore che vede la luce, lo progetto in modo che esso possa vedere la luce solare, esattamente come vediamo noi, quindi come vede l'occhio umano, e questo è in grado di attivare in maniera fotovoltaica la coltura di neuroni che c'è sopra. Da questo esperimento, che viene pubblicato su Nature, tutti contenti, dopo 8 mesi parte la prima protesi, che è una retina artificiale impiantabile. Adesso abbiamo fatto un centinaio di ratti, stiamo iniziando la sperimentazione sul maiale, ed è ovvio che qui vedete il taglio corneale, questa è la piccola protesi, qui è inserita, qui c'è la sutura, e diciamo questi oggetti cominciano a funzionare. Gli animali recuperano il riflesso papillare, queste sono le immagini degli impianti sull'occhio, insomma è una tecnologia promettente. La cosa bella di questa tecnologia è che è passiva, non ci sono fili, non ci sono pile, perché il detector vede la luce, produce la corrente viene sentita dalla rete cellulare, è sostanzialmente quello che fa la natura con la retina. Siamo partiti da una cella solare, a questo punto l'appetito viene mangiando, perché bisogna sempre copiare dalla natura, ricordatevi lo schema, copiamo l'evoluzione, non inventiamo nulla. Un altro grande sistema che usano gli esseri viventi sono le hair cells, sono queste cellule che trasducono una vibrazione in una corrente elettrica, è il motivo per cui i pesci e gli uccelli si muovono in banchi tutti quanti insieme. Avrete visto milioni di acciughe muoversi all'unisono tutte quante insieme, perché hanno sul fianco una serie di queste cellule che risentono delle turbolenze dell'acqua e se il primo vicino cambia direzione, immediatamente loro avvertono il cambiamento di turbolenza e si adattano al cambiamento di direzione, per cui tutti questi banchi si muovono insieme. Vi faccio pensare che si potrebbe guidare il traffico automobilistico senza pilota in questo modo, ma non è il nostro obiettivo. Le hair cells hanno una struttura naturale molto complessa che ora viene copiata da una serie di materiali che sono delle plastiche flessibili, piezoelettriche. Sono plastiche che se le storcete producono corrente. Questi sono i dispositivi finiti, sono grandi, come vedete, centinaia di micron. E tanto per farvi vedere come funzionano, guardate questo ragazzo che soffia su questa plastichina, quindi su questa scaglietta, e vedete nell'oscilloscopio 1,5 volt circa, picco picco, per diciamo la turbolenza generata da un soffio, sono qualche metro al secondo, è come fare questa cosa qua. Ecco, questo è un oggetto che serve da sensore, è un oggetto che produce anche energia. Se lo mettete sui treni, sulle automobili, sulle giacche, mentre andate in bicicletta e lo ottimizzate, può tranquillamente fare qualche decina di watt per ricaricare il GPS o il telefonino. Quindi non è solo un sensore biomimetico, ma è anche un oggetto che produce energia. E qui partono tutte le tecnologie poi per svilupparlo. Con la stessa tecnologia si può creare una coclea. La coclea, sapete, è il sensore che abbiamo nell'orecchio, sono cellule che rispondono a diverse frequenze con diverse strutture. Ora si fanno delle coclee artificiali, questa è quella dell'uomo naturale, questa è quella artificiale che qui viene testata. Si riesce a fare la parte interna dell'orecchio con questo stesso sistema. Sempre su questa falsa riga potete copiare i corpuscoli di Merkel, quelli di Messner, i cilindri di Ruffini, che sono i sensori della pelle, per poter dare ad un pezzo di plastica esattamente la stessa funzionalità tattile della pelle umana, sfioramento, alta e bassa frequenza, pressione, e quindi potete fare una pelle artificiale, occhio, orecchio, pelle. Stiamo integrando una matrice di sensori che sono quelli dell'essere umano, i cui risultati integrati dal cervello generano le nostre capacità cognitive, perché noi conosciamo, capiamo, interagiamo col mondo perché processiamo miliardi di dati che arrivano dalla nostra rete di sensori. La prima cosa è riprodurre sensori. Questo è iCub, il nostro cucciolo, che è ricoperto di una pelle sensoriale un po' più semplice di quella che vi ho fatto vedere prima, è un po' tipo quella dei touchscreen, e tutta la sua pelle sotto i piedi, sulle mani, eccetera, è una pelle tattile, per cui lui sente di essere toccato, distingue se lo spingo o lo tiro, è in grado di capire se lo sto attirando a me o se lo sto allontanando, che dal punto di vista della socialità è fondamentale. È in grado di distinguere se qualcuno lo sta toccando, se deve spingere o continuare ad avanzare facendo per esempio cadere un bambino o fermarsi, perché è una macchina sociale, e quindi sapere quando è il momento di fermarsi. A questo punto introduco la parte, diciamo, evoluzionistica più avanzata, che è quella del bambino, dell'uomo, dell'essere umano artificiale.
Questo è iCub, probabilmente alcuni di voi l'avranno già visto perché ha avuto un po' di diffusione. Ce ne sono una trentina nel mondo, è la piattaforma umanoide più avanzata del mondo. La tecnologia tutta quanta italiana è quella che avete visto nel video di Microsoft. La parte nera è tutta pelle... tattile, ha una visione identica alla nostra, stereo, vedete, questo è quello che vede attraverso gli occhi, le mani sono prensili, ha 53 gradi di libertà, ha la dimensione di un bambino di 5 anni, circa un metro e qualcosa, pesa 22 kg, ha una capacità di interagire con gli esseri umani molto interessante, non è solo l'espressione, ma è proprio la sua capacità di muovere, di interagire, di riconoscere gli oggetti, e viene allenato a fare dei task di difficoltà crescente. Qui ci sono task che riguardano il riconoscimento di oggetti. Lui, ora qui non c'è audio, però ha un suo linguaggio, interagisce, sente, risponde, fa un minimo di operazioni standard. È in grado di riconoscere se un oggetto è duro, morbido, quindi di manipolarlo in maniera opportuna. È in grado di imparare gli oggetti, per cui dopo che ha imparato questi oggetti uno gli può dire tanto tempo dopo dammi il polipetto e lui, diciamo, sa cos'è il polipetto, lo riconosce, lo prende, lo afferra opportunamente. Vedete i particolari dei fingertip, no? dei polpastrelli digitali, diciamo, sensibili. Ed è in grado di fare cose particolarmente complesse dal punto di vista biomeccanico. Nei prossimi istanti vedrete che c'è una persona che gli insegna a fare una cosa quotidiana, che è quella di versare i cereali nella tazza. Ora non funziona come una macchina industriale, per cui uno gli dice la tazza è nella posizione XYZ e lui va lì un miliardo di volte. No, lui impara una traiettoria, cioè impara la dinamica del movimento, non semplicemente le coordinate iniziali e finali. Per cui in teoria se uno gli sposta la tazza, lui, avendo capito la logica del movimento, la trova esattamente come fa un bambino, grosso modo con gli stessi problemi di un bambino piccolo che sta imparando a muoversi. Ora, la prima cosa che si fa con queste macchine è pensare di utilizzarle per aiutare gli esseri umani. Avendo insegnato delle macchine a muoversi così bene, queste macchine possono a loro volta insegnare all'essere umano a recuperare il movimento perduto. Mi riferisco a tutto quello che è riabilitazione e soprattutto terapie per chi ha avuto ictus o per chi ha avuto gravi incidenti. Beh, questo è già una cosa estremamente avanzata che vi faccio vedere qui. Queste sono le gambe. Queste sono gambe che consumano meno di 200 watt, quindi sono compatibili con il consumo di un essere umano. Vedete, hanno una capacità, credo che la riconosciate da soli, è una cosa unica. Non è il classico robot che è dipinto, no? Come una macchina rigida che se uno la sposta cade. Questo fa esattamente quello che fa un essere umano. Uno lo spinge, lo tortura, lui mette il piede avanti, il piede indietro, eccetera, per poter trovare il suo equilibrio. Ha un sistema vestibolare che è simile al nostro. Ha dei giroscopi che vedono l'orizzonte, eccetera, quindi è in grado di fare quello che noi facciamo spontaneamente. È ovvio che questo è pensato per diventare l'esoscheletro per qualcuno che ha perso l'uso delle gambe. E in teoria potrebbe essere una cosa impiantabile se ci fosse un giorno questa famosa presa che ci consente di mettere il cavo, purtroppo questi sono elettroni, nel midollo spinale, dove invece la comunicazione è ioni. Quindi questo, il problema dell'interconnessione, è una grande sfida. Però già il fatto di avere un esoscheletro che io metto su un paziente che non può camminare è un miglioramento della qualità della vita straordinario. Vado rapidamente avanti, vi mostro alcuni altri, diciamo, eventi evoluzionistici. Il rumore che sentivate era il galoppo del cavallo. Allora, qui vedete iCub che si allena a fare una cosa abbastanza complessa, che è quella di lavorare con i Lego, di trovare una strategia sensorimotoria per poter mettere insieme i due componenti. È una cosa che noi facciamo abbastanza rapidamente, quella di mettere i due spigoli insieme e poi di ruotare i polsi. Però la macchina non fa questa cosa perché è remote control, la fa perché è un'intelligenza artificiale, quindi sta imparando, e ci mette un certo tempo. Io avevo il mio terzo figliolo piccolo, che aveva un paio d'anni, in quel periodo che faceva gli stessi processi, e c'è stato un periodo in cui la sua velocità di apprendimento era simile a quella del robot. Adesso ne ha 5, è assolutamente outperforming, assolutamente più rapido, superiore a nessun confronto. Però c'è stato un momento in cui effettivamente facevano lo stesso sforzo cognitivo di apprendimento. Il cavallo ve l'ho fatto vedere perché è una macchina pensata per aiutare gli esseri umani in condizioni, diciamo, complesse come Fukushima, i terremoti, eccetera. E poi c'era questa che è molto carina, iCub è stato allenato a riconoscere l'alfabeto, adesso scrive il suo nome, appunto iCub, vedete che è tremulo, questo è tipico di un bimbo di 5 anni che scrive,
E beh, niente, scrive il suo nome, insomma, non, è più una market show questo, però diciamo è interessante vedere come, vedendo il movimento di una persona che scrive, ha imparato a scrivere le lettere e poi ha messo insieme le sequenze per poter scrivere almeno il suo nome. Questo vuol dire essere, da un certo punto di vista, molto cognitivo come macchina, diciamo, particolarmente avanzata. Chiudo facendovi notare che quello che vi ho mostrato sino adesso richiede svariati milioni di operazioni al secondo, operazioni binarie, no? Allora, dovete pensare che oggi internet scambia 15 petabyte di informazioni al giorno, un pet è 10 alla 15, un milione di miliardi di informazioni al giorno. Un essere umano in realtà è una macchina da un petabyte al secondo, perché se voi contate, grazie ad Avogadro, il numero di cellule che avete e tutte le funzioni che facciamo, siamo una cosa molto più complessa di internet. Con la differenza che noi lo facciamo con la brioche di stamattina per 3 giorni senza richiedere altro, mentre internet per fare 10 alla 15 petabyte al giorno richiede, come avrete letto recentemente in polemica su qualche grande quotidiano, l'equivalente potenza energetica della città di New York per 4 giorni o giù di lì. Quindi questo è il paradigma computazionale importante. Allora, se vedete la crescita dei computer negli anni, oggi diciamo un portatile fa un paio di milioni di operazioni al secondo, che è equivalente a quello che serve a simulare una drosofila, un insettino della frutta, no? Per simulare un topo, che è una macchina molto più avanzata, servirebbero 10 alla 12 operazioni al secondo, quindi siamo già nel regime di milioni di miliardi di operazioni al secondo, un uomo miliardi di miliardi di operazioni al secondo. E qui purtroppo, ragazzi, non c'è elettronica che tenga. Se si vorrà un giorno portare questa capacità di calcolo a questi livelli, bisognerà utilizzare sistemi di calcolo diversi, a meno di non usare supercomputer paralleli con tutto quello che ne consegue, con la centrale elettrica alle spalle con un lungo filo per l'alimentazione. Quindi non sarà mai un sistema portatile, mobile, in grado di interagire con gli esseri umani. E questo è il grande mistero, diciamo. Oggi usiamo cloud, l'intelligenza in cloud e le infrastrutture di rete, ma domani dovremo rimpiazzare il silicio con i neuroni, gli elettroni con gli ioni e le batterie con il metabolismo. E qui idealmente mi riunisco direttamente a quello che diceva Elena Catania prima, perché è solo avendo uno strumento per costruire bottom-up sistemi 100% biologici e funzionali per riprodurre il metabolismo, riprodurre la computazione, riprodurre le strutture, che potremo veramente un giorno pensare di sostituire le macchine con delle cose funzionanti. Poi rimane un discorso ancora più alto, etico, ma se dobbiamo fare un uomo, forse conosciamo il metodo gratuito più piacevole del mondo per farlo in casa. Però attenzione, qui diciamo stiamo parlando di componenti che devono aiutare gli esseri umani quando hanno perso una funzionalità, quindi diciamo è una via di mezzo, non c'è l'ambizione di fare la vita artificiale. What next? Nel G8 l'aspettativa di vita cresce 3 mesi ogni anno, era 27 anni nel 1750 e 82 anni oggi, e domani non lo sappiamo, ma sicuramente arriverà oltre 100 anni. Altrove ferma. Questo è il grande squilibrio, quindi la tecnologia oggi deve ridurre le differenze, evitare che ci sia gente sempre più debole, sempre più affamata da un lato, ma anche proteggere quelli che vivono a lungo, fargli avere una terza e quarta età buona, avere una società sostenibile e proteggere il nostro ambiente e tutto quello che abbiamo. Questo è il primo compito della tecnologia, in cui quelli come me, che fanno diciamo tecnologia del materiale, nanotecnologia, fisica, ingegneria, chimica, gli hard scientist e i wet scientist, i life scientist come voi, devono parlarsi. Poi c'è ovviamente un punto fondamentale, che è la ricerca di nuovi spazi. Tutto quello che noi facciamo è pensato per chi rimane, ma non dobbiamo dimenticare che ci sarà sempre qualcuno che vuole andare. Come c'è stato Cristoforo Colombo nel 1492, ci sarà, chissà per quanto tempo, qualcuno che cercherà altri spazi. La tecnologia deve fare anche qualcosa di non evoluzionistico. Motori, ingegnerie, tecnologie che ci consentano di andare a trovare posti nuovi. Ovviamente questo non è evoluzionistico, non ci sono uccelli migratori che vanno fuori dal pianeta, e questo è un aspetto della tecnologia che dovremo continuare a sviluppare sempre, perché dobbiamo pensare a chi resta ma anche a chi vuole andare. Io mi fermo qua e ringrazio molti dei ragazzi che mi aiutano.